Coppia in arrivo da Milano scende dal treno con un borsone pieno di droga. I due sono stati arrestati dai carabinieri alla stazione di Piacenza. Continua la conta dei danni dopo il maltempo. La deputata Morelli chiede al governo lo stato di emergenza per l'Alta Valnure. Continua l'allerta per frane e allagamenti. Il movimento delle sardine ha fatto tappa nel tardo pomeriggio in Piazza Duomo. Centinaia di persone hanno intonato Bella Ciao. Si è conclusa la scuola di giornalismo per gli alunni delle superiori, premiate le testate scolastiche votate dalla giuria. Vince Obiettivo Terra del Marcora. Volley, lo schiacciatore Fei si ferma una decina di giorni per un problema al ginocchio. Stasera al Palabanca alle 20:30, turno infrasettimanale contro Padova.